Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Carlo, prime domande di oggi arrivano su Alvaro Morata. Lascio a te. Alvaro Morata in questo momento è uno dei giocatori che il Milan sta valutando per quello che riguarda l'attacco. Non è solo lui, non lascio cadere l'ipotesi, che non mi entusiasma, perché noi dobbiamo parlare chiaro, di Scamacca. In questo momento sono i due nomi che il Milan sta osservando. Ho detto che sta comprando, ha iniziato i sondaggi, ha approfondito la trattativa. No, sono due giocatori da non fare cadere, oltre non andrei. Ma le difficoltà nell'arrivare ai due si possono, secondo te, superare? Sì, una, per quello che riguarda Scamacca, il West Ham vuole monetizzare e 40 milioni per Scamacca, non credo. Morata dovrebbe, ha già rinnovato fino al 27 con l'Atletico. Bisogna vedere, per venire a Milano, che cosa l'ingaggio. Perché mi sembra di aver letto, confermami tu che sei attenta come e più di me, che c'è una clausola di 10 milioni, sì. Cioè in teoria uno se si presenta a 10 milioni, però essendoci una clausola non alta e il Milan, allora dobbiamo metterci in mente una cosa, Beatrice, come linea, come vademecum, come si diceva, sì. Quando vediamo un giocatore che è oltre i 5 milioni, il Milan, secondo me, salvo eccezioni in questo momento imprevedibili, oltre il denaro che ha dato per rispetto a Leao e agli altri suoi compagni, non sale. Il tipico esempio Thuram, il Milan avrebbe dato non più di 4,5. E altro esempio Loftus-Cheek, il Milan da 4. Se c'è un giocatore che vuole 6, 7 o 5,5, il Milan non lo prende. Ripeto, salvo eccezioni. Beh, diciamo che dal punto di vista del cartellino, se questa clausola, appunto, come dicevamo, di 10 milioni, è un giocatore che converrebbe, tra virgolette. Poi è un classe 92. A me non ha mai fatto impazzire. Neanche a me, Carlo. Però, insomma, abbiamo visto, Bea, bisogna essere pragmatici, in giro attaccanti c'è un Openda 50, c'è UAI che non viene ritenuto per questioni, non so, forse caratteriali o non lo so. Poi altre cose, ed è per questo, forse per questo motivo, e attacchiamo un altro spunto, che il Milan aspetta un attimo Kamada. Kamada era praticamente fatto, però avendo preso come primo acquisto Loftus-Cheek extracomunitario, il Milan al 20 giugno, al 25 giugno, al 30 giugno, togliersi ogni possibilità di prendere un extracomunitario, secondo me, ecco perché c'è un rallentamento, una frenata o frenatina per Kamada. E quindi magari ti arriva il centravanti argentino che va a pescare Moncada e che costa 10, 15, 20, non è un problema di costo, è chiaro che il Milan vuole tenersi per Güler, per lo stesso Chukwueze del Valencia, della Villarreal, quindi vuole aspettare, e quindi ho attaccato quest'altra diciamo indiscrezione. Ma anche perché, Carlo, ad oggi tutti i nomi accostati al Milan sono più extracomunitari che no, quindi è chiaro che se ti rimane solamente un posto ci devi pensare molto bene. Poi magari tra un mese cambieranno gli scenari, si andrà su giocatori diversi, però ad oggi sono più quelli extracomunitari accostati al Milan, da Chukwueze a Güler, quindi non è facile scegliere. Quindi il Milan vuole tenersi questa, speriamo. Certo che se arrivasse Pulisic, secondo me Chukwueze va a cadere l'opzione, perché giocano tutte e due a fascia destra, a meno che con Pulisic gli vuoi dare l'incarico di un 10 anomalo, una mezza seconda punta. Però adesso andiamo ad entrarci in cose, mi sembra troppo avanti in questo momento. Ti chiedono, a proposito proprio di questi due giocatori, chi secondo te è più vicino a vestire la maglia del Milan tra i due, cioè tra Chukwueze e tra Pulisic?
diciamo il meno lontano. Pulisic mi sembra che ci stiano lavorando. Il Chelsea, ci sono dei buoni rapporti tra i proprietari, è una bella vetrina. Se dovesse scendere il costo, sicuramente Pulisic. Se anche Pulisic non scende dai 25, lì è una valutazione puramente tecnica e di opportunità riguardo allo slot dell'extracomunitario. Quindi Carlo, stiamo parlando solamente di attaccanti e io ogni giorno ricevo questa domanda dai nostri ascoltatori. A centrocampo cosa si fa? Frenato Kamada, vediamo che cosa vogliono fare. Un nome interessante, molto interessante, un po' costoso anche lui, ma voglio dire, siamo ricchi dopo gli 80 milioni, sto ovviamente ironizzando, e a me piace perché è un giocatore che riempie il campo, è Loftus Cheek, Bennacer, stavo dicendo Tonali, e ho sbagliato, l'ho pensato, ti giuro l'ho pensato, Bennacer, Loftus Cheek, Krunic, Pobega, Amrabat, tanta roba. Quindi Amrabat è un altro di quei nomi che dal Corriere Fiorentino e da Firenze si dice siano stati sondati. Devo verificare col Milan. Il problema, come sempre, quando vai... Poi c'è il re dei re. Sì. Poi c'è il re dei re, che è Milinkovic-Savic. A me, fin quando non mi dicono no, io a Milinkovic-Savic credo. Ti speri. Ma sì, ne parlavamo anche invece questa... metti un bel cartello, sì. Ce l'hai il pennarello dove no, ti dico se però lo... è di là, però è metaforicamente, ce l'hai sempre con te, sì, è sempre qua, sempre qua. Metti una bella riga su Icardi, per cortesia. Meno male, questa è una bella notizia, direi, perché voglio dire, va bene tutto, ma insomma Icardi, come disse Gesù a Caifa, tu l'hai detto, ecco, l'ho detto io e me ne assumo le responsabilità e te lo ridirei. Quindi pennarello su Icardi. Ma Carlo, più che altro volevo chiederti, questo Arda Güler che tanto fa infiammare i tifosi, perché devo dire che tra tutti i nomi accostati al Milan, lui e Chukwueze sono quelli che hanno acceso un po' di più gli animi. Tifosi, no? Che ovviamente hanno visto 1000 partite del Fenerbahce, conoscono tutto di Güler, e 1000 partite del Valencia conoscono, del Villarreal conoscono tutto di Chukwueze. Va bene, Carlo. Io riporto solo. E a proposito, ti riporto una notizia del mondo deportivo di oggi. Non so se l'hai letta. Quella del Siviglia. Sì. E parlano anche qui di costi alti. Anche il Siviglia parla di costi molto alti. Allora, l'idea Siviglia. Direi, non dico che plausibile, ha un senso sotto questo aspetto. Da quello che mi hanno detto ieri un collega, caro collega, amico di un giornalista turco, quindi non è un filo diretto, il giocatore, che mi sembra già intelligente a pensare così, vorrebbe andare in squadre come il Benfica, l'Ajax, in questo caso il Siviglia, perché potrebbe crescere un po' meglio senza troppe pressioni. Quindi ci può stare anche il Siviglia come idea, solamente che papà Güler vuole delle ipercommissioni e quindi quello che crea un po' un problema. Poi c'è di mezzo il Real Madrid e il Barcellona con il Milan, sì. E poi abbiamo letto Siviglia, l'Ajax, eccetera. E il Milan avrebbe offerto 22 milioni di euro, però c'è il fatto dell'extracomunitario, quindi... Dato che stiamo parlando di un non titolare, spendere ci può stare a livello di investimento, ma sprecare lo slot per un non titolare è un altro dei pensieri dei dirigenti del Milan. Sì, devo dire che questa questione degli slot è delicata, perché di fatto uno è andato via con Loftus-Cheek, imparerò anche a pronunciarlo, e quindi, come dicevamo prima, bisogna scegliere. Però, come dici tu, è ovvio che Arda Güler è molto giovane, non sai se anche sarebbe titolare. Piacerebbe anche a me, perché sono quei diciottenni talentuosi, eccetera, l'idea. E non è che ne possiamo prendere 27 perché se c'è già Kamada, De Ketelaere, cioè bisogna andare alle priorità. La priorità è un attaccante, oggi è un attaccante, una fascia destra e un altro centrocampista, perché in teoria il 10 ce l'hai,
e si chiama Decetelare, in teoria. Bisognerà in teoria capire anche qui cosa ne faranno, perché voglio dire, Pioli l'ha utilizzato pochissimo. Però voglio dire, in questo momento c'è da potenziare questi tre ruoli, un centrocampista in più e gli altri due. E Güler sono le opportunità più avanti. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto. Ma ti c'è una cosa! Sì, dimmi. C'è una cosa. Le parole, magari ne parliamo domani, sì. Le parole di Zlatan Ibrahimovic. Sì. E io oggi proprio punterò anche nel mio editoriale su Milan News questa notte, oppure anche sul video di questa sera più tardi, e io punterò sul fatto che la proprietà e la dirigenza deve rendersi conto quanto importante sia Zlatan Ibrahimovic e quanto sgraverebbe di compiti i dirigenti che devono preoccuparsi d'altro. Sì, diciamo che quella frase che ha detto, chissà, ci penso sul ritiro, cioè sul ritiro a Milanello il 10 luglio, fa un po' sperare. Poi è chiaro che Zlatan penso che sia una persona che abbia fatto tanta fatica a lasciare il calcio, quindi bisogna analizzarla bene, però chissà. Io spero che il Milan ci provi. È chiaro che è una figura di base ingombrante, però prima di dire è un ingombrante punto, non lo prendiamo, mi piacerebbe parlassene insieme. Ma sarà tema di domani sera, cara Beatrice. Carlo, grazie e a domani sempre qui alle ore 19. Certamente puntuali, un grande saluto.